Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo la giornatona del Gigione con le schedine per quanto riguarda Coppa Italia, campionato spagnolo e campionato inglese, perché tra martedì, mercoledì e giovedì si gioca, ci sono degli infrasettimanali per il campionato spagnolo. Purtroppo in Inghilterra salterà la super sfida Arsenal-Manchester City perché alla sera l'Arsenal giocherà col PSV Eindhoven, sarà Arsenal-PSV, recupero della partita che non si è giocata perché è morta la regina, l'Arsenal ha chiesto il rinvio e quindi la giocano adesso. È una partita che vale per il primo posto nel girone di Europa League, che sapete è importantissimo perché chi arriva primo evita di affrontare le squadre che arrivano dalla Champions e si evita anche un doppio turno che è sempre una fatica. Tra l'altro, arrivando squadre dalla Champions, tra cui teoricamente potrebbe esserci anche il Barcellona, capite che evitarlo già subito, che magari ti spedisce a casa, sarebbe opportuno. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande che mi sono dilungato già troppo, partiamo con la Coppa Italia perché alle 18 si parte subito con un Genoa Spal dal Lviv e un bel 1. Torino Cittadella 1. Poi mercoledì alle 15 Spezia Brescia 1x. Parma Bari, ho messo un bel 1-2 perché questo Bari sorprendente che sta conducendo bene la Serie B e lì in zone alte della classifica potrebbe anche sorprendere il buon Parma, quindi 1-2 perché qua ci potrebbe essere la sorpresa. Le altre non credo, il Genoa non dovrebbe avere problemi tra virgolette con la Spal. Il Torino è vero che è un po' spuntatello, ma col Cittadella ce la dovrebbe fare. Lo Spezia, diciamo che ho messo l'1x perché comunque potrebbero andare ai supplementari queste due squadre. Mi auguro con almeno un 1-1, un 2-2, una partita bella, non uno squallido 0-0. Proseguiamo con l'Udinese delle super sorprese che sta facendo un campionato da doppia libidine coi fiocchi a differenza del Verona per quanto riguarda il Triveneto, per intenderci, non il Friuli Venezia Giulia è una cosa, il Veneto è una cosa, eccetera, eccetera. Perché Friuli, Udine, Venezia, il Verona, cioè Veneto, il Verona. Comunque Udinese Monza 1, Cremonese Modena 1x, preferisco l'1x perché anche il Modena è una squadra che potrebbe andare a dare un pochino fastidio alla Cremonese. Quindi 1, ma con l'x vicino, ecco per intenderci. Sampdoria Ascoli 1x perché questa Sampdoria scalchignetta un po' e l'Ascoli sta facendo un bel campionato in Serie B. Infine Bologna-Cagliari 1 perché credo che il Bologna, per quanto anche lui non stia facendo nulla di eccezionale, ma penso che Stankovic caricherà la squadra per portarli almeno agli ottavi, che comunque è sempre una piccola soddisfazione poi andare a sfidare la cosiddetta Big. Poi sappiamo benissimo che tendenzialmente, viste anche le squadre che ci sono, gli ottavi, i quarti le faranno le cosiddette big. Non penso che ci siano troppe sorprese, però in Coppa Italia spesso capita, proprio perché magari la squadra sottovaluta l'avversaria, pensa ma sì, giochiamo contro questi qua, ma cosa ce ne frega, mettiamo le seconde linee e poi succede come Inter Pordenone 0-0, che abbiamo superato il turno ai calci di rigore con gran rischio. O peggio ancora la Roma che veniva speziata con tante belle prese in giro dei cuginetti. Parlato della Coppa Italia, passiamo al campionato spagnolo. Perché
perché così faccio tutto assieme e non ci pensiamo più, poi ognuno sceglie. Anzi no, ve li divido, è meglio. Ve li divido in tre video che così almeno sono corti, ve li guardate con comodo, scegliete quello che vi interessa. Dividiamo in tre video, quindi vi saluto, vi ringrazio e vado a fare il campionato spagnolo. Ciao!